Fase 2, il piacere. La quarantena ci ha regalato il tempo. A me bastava una cravatta. Abbiamo riscoperto il piacere di comprare nei negozi di quartiere. E Storive, senti Storive, queste sono greche. E loro, per ringraziarci, hanno aumentato i prezzi del 50%. Abbiamo scoperto il piacere di reinventarci ogni giorno. Un giorno tutti virologi, un giorno tutti esperti di protezione civile, un giorno tutti ingegneri, un giorno tutti economisti. Cambiamo mestiere tutti i giorni. Come la Barbie. Io con questi video non vi voglio spiegare nulla, anche perché non so nulla. L'unica cosa che so è di non sapere. Che comunque è sempre di più di quello che sa Salvini. Io facevo il comico. Ora mi toccherà scegliere tra cacciatore o raccoglitore. Noi comici viviamo tutti con la paura che presto vi sarete dimenticati di noi. Io non ti conosco, io non so chi sei. Abbiamo provato con le dirette social, ma quello che viene fuori è un ibrido tra un ospite fisso, un concorrente di La Sai in Ultima, un caso umano. E comunque il mondo dello spettacolo ha ceduto all'ultimo passo verso il nulla. Sì, anche noi abbiamo la nostra catena. A tutti i professionisti del mondo audiovisivo e dell'intrattenimento, partecipa alla sfida per pubblicare una foto di te nel tuo lavoro. Solo una foto, nessuna descrizione. L'obiettivo è quello di inondare i social media con la nostra professione. Copia il testo e posta una foto. Io ho messo questa. Non sono io. Mi sembrava quella più giusta. Primo, il mondo della pornografia. Anche quello è spettacolo. Sta davvero facendo qualcosa di concreto in questa quarantena e nessuno ringrazia. Neanche Borrelli, per dire. Secondo, la fellazio è la pratica su cui si regge tutto il mondo dello spettacolo. No, non fraintendetemi, non è la solita banalità sullo scambio sesso-lavoro, assolutamente no. È più una cosa filosofica. Cazzo, tu sei veramente bravo, tu sì che fai ridere, sei veramente forte. Io lo dico sempre che tu sei il più bravo, tu sei il più forte, perché poi non è che fai solo ridere, fai anche riflettere. Ogni volta che ti ascolto, brividi. Beh, non è ancora il momento di cominciare a farci i pompini a vicenda. Abbiamo riscoperto il piacere di cambiare idea. Ha voglia di dire alla Germania, i tedeschi sono meglio di noi, quelle merde dei tedeschi. Io ho carta bianca e ci si pulisca il culo! Abbiamo riscoperto il piacere di fare qualcosa per la comunità. Pronti? Via! Truffa da 24 milioni sulle mascherine. Abbiamo riscoperto il piacere di denunciare gli altri. Ma guarda ste merde, oh, tutti fuori, ma che cazzo ci avranno da fare? Scusa, ma anche tu sei fuori, eh? Vabbè, ma che c'entra? Io ho da fare? E così facendo saremo noi ad invocare più controlli, con i droni, la polizia, i carri armati. Saremo noi a chiedere di guardarci nel telefono, nel computer, in banca. Saremo noi! Combattenti di terra, mare, dell'aria. No, ma io che c'entro? Io stavo solo facendo la spesa.